Marco del Food Porn, benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono in un'isola famosissima della Grecia, sono a Mykonos, come potete vedere, e parte il food tour e l'experience ignorantissima di Mykonos insieme a due persone famosissime. Una già la conoscete già, l'altra pure la conoscete ma non l'avete mai vista nei miei video YouTube. Adesso ve la presento. Intanto vi faccio vedere dove stiamo alloggiando. Abbiamo fittato questa villetta che è per 6 persone, abbiamo preso in 3 perché comunque il prezzo era buono. Quando non vuoi uscire, diciamo, sei qui a relaxare. Saranno solo 3 giorni, quindi non è che saremo chissà quanto. Ed ecco qua la prima persona che devo prestare. Vabbè, non ha bisogno di presentazioni. Boom, Piero Armente, il mio viaggio a New York. Intanto vi faccio vedere ancora la casa. Ecco come sono le camere. Non fate caso al mio disordine subito. Ho già dormito un'ora, ho fatto after. Spartana, ma ci piace. Vi presento i miei coinquilini. Piero Armente, il mio viaggio a New York. E il buon Vincenzo, anche detto il re di Mykonos. Esatto. Eccoci qua. Siamo al Principote, non so come si pronuncia. Questa è la situazione, 80 euro a lettino. Ragazzi, ecco qua il primo pasto. Un po' di finger food del Lido Principote. Tacos al gambero, tacos al salmone, al pollo. Poi abbiamo delle mini pite e dei mini burger. Molto carino. Anche se, come abbiamo previsto, le porzioni sono un po' piccole. Se venite dovete assaggiare il mini burger, che è veramente spettacolare, sia pane che carne, top. Ci sono arrivati finalmente gli hot dog e le patate fritte, belle a cubetti così. È un altro po' di roba perché, raga, le porzioni sono piccolissime, qua ci scasseranno, però si mangia veramente bene. Finita la prima giornata di mare qui a Mykonos, devo dire la verità, molto molto bella. Abbiamo mangiato benissimo, siamo stati molto bene. È un po' costoso perché alla fine eravamo 5 in 1 e abbiamo pagato intorno ai 120 euro a testa tra cibo e lettino, però ci sta, è Mykonos, ragazzi, se devi fare i giorni devi fare a mostro. Vincenzo mi sta portando in questa bakery di cui non so pronunciare il nome. Il nome che non so leggere, comunque cercatela, è a Ornos, molto buona. Pensavo fosse dolce, giuro. Comunque buono, si può un rusticone al formaggio. Pasta sfoglia di base e poi dentro questa crema formaggiosa. Allora, com'è questo baklava? Invece la fake sfogliatella non si può mangiare, onesto. No. No, mi sembra pure cruda. La crema è troppo, sì, è troppo dolce. Comunque non la prendete questa. Ricapitolando, consigliamo moltissimo questa cheese pie con questa pita dentro, non troppo aggressive. Il resto, il baklava, dice Vincenzo che è buono. È ben buono. Io non lo amo perché è molto zuccheroso, proprio come dolce in generale, però per lui dice è molto fatto bene. Il resto eviterei. Questo della nostra villa, c'è questo tramonto spettacolare. Abbiamo portato il re di Mykonos. Ragazzi, attenzione perché stiamo andando verso la tappa di stasera. Una grande cena, base peruviana, quindi cibo peruviano che io adoro, nel centro di Mykonos. Ed eccoci qua, ragazzi, la tappa di stasera è il Koya, locale peruviano super top di Mykonos. Ragazzi, stanno preparando la guacamole al momento. La spaccano con il cucchiaio, la fanno al momento. Vedete, ci hanno portato pure delle tortiglia. Ci hanno messo delle yellow chili sopra. Ragazzi, è arrivata la cevice al tartufo e la cevice classica di tonno pinna gialla. Ragazzi, è arrivato il bao con il pulled wagyu, quindi il wagyu pullato, e le lobster panata con la loro salsetta, che belle. Sì, abbiamo i spiedini di carne scottati su pietra e quelli di pollo sempre scottati, ovviamente sono marinati, ragazzi, mamma mia. Baby chicken, patatas bravas, lomo saltato, riso con sibas, che dovrebbe essere la spigola cotta a bassa temperatura, mi pare, broccoli, altre patate bravas e la spalla di agnello. Tutto buonissimo, tutto
fantastico. Attenzione perché sta arrivando il dessert, madonna mia. Ragazzi, ci hanno stroppiato, bene o male, prezzo medio 150-160 euro a testa. Ne è valsa la pena perché era veramente forse uno dei ristoranti più buoni dove sono stati in vita mia. Adesso stiamo andando a ballare, quindi vi saluto, ci vediamo domani, diciamo al risveglio, quando mi risveglierò, e andremo a un altro locale. Ragazzi, ci siamo svegliati tardissimo, stiamo andando all'aperitivo allo Scorpio, se intanto ci mangiamo un sulaki a volo qui da Paprika. Ragazzi, noi abbiamo preso una pita e una moussaka. Praticamente fanno un sacco di cose fighe, tra cui anche la pizza che abbiamo visto e l'hamburger che sembrava buono, e poi i sulaki che sono quelli là che stavano sulla brace che ho fatto vedere prima. Sì, la nostra pita classica però al maiale. Adesso andiamo a assaggiare il buon Vincenzo è affamato. La patata è fresca, la pita è buonissima. Mamma mia, senti di bello. Raga, la moussaka detta di Vincenzo, una delle migliori che ha mangiato qui a Mykonos, secondo me è proprio buona. Vedi come si sente bene con la patata. È veramente una parmigiana bianca con patate che hanno immaginato. Spaziale, cafonissima. Mamma mia, raga, locale trovato a caso, così mentre andavamo allo Scorpios, buonissimo dalle pite. Moussaka incredibile, Vincenzo ha detto la migliore che ha mangiato qua in Grecia. Esagerato, non abbiamo pagato niente, 30 euro quelle tre cose e tre bibite, cioè assurdo. Eccoci qua ragazzi, siamo appena arrivati allo Scorpio, dopo due pite e una moussaka con 50 gradi. Eccoci qua ragazzi. Ragazzi, c'è anche il ristorante se si vuole mangiare. E qua c'è il sunset. Questo è il nostro tavolo. Poi in faccia al tramonto. Tutto bene. Guarda Vincenzo come si è menato, guardate. Vabbè, Vincenzo, spostati che sei il tramonto, che bello, guarda là, va. Guardate qua, c'è praticamente quasi scende, vabbè, poi c'è la spiaggia col mare, ancora il fuoco del tramonto. E lì è tutto il lido, però è roccioso. Ragazzi, il servizio qua è incredibile, ho chiesto una birra, tempo 10 secondi mi è arrivata. Ma che spettacolo, ragazzi. Sulaki Story. Andiamo a mangiare qualche spiedino agile, attenzione. In audio. Guardate come sono gentili, ci portano subito pane, olio e salsa yogurt per fare il bruschettone. Iniziamo dalla feta in pastafillo con miele e sesamo, poi c'è l'allumi che sarebbe il formaggio alla brace e poi le cheese ball. Ragazzi, sono tutto brillantinato, non ci fate caso, comunque sentite il crunch. Bel crunch, contrasto, dolce, salato. Spaccata della cheese ball. Guardate come fila. Attenzione. Questo è il piatto mio di Piero per due. Cioè questo è per due. Sette animali diversi, tipo l'arca di Noè. Bellissimo. Ragazzi, assaggio brillantinato. Dai, dai, assaggio brillante. Bello il sulaki comunque, merita il sulaki. Ragazzi, buongiorno a tutti. Dopo lo Scorpio di ieri e siamo vivi. I sulaki giganti che ci hanno devastato. Le ci siamo svegliati tardi ovviamente come al solito e stiamo andando a un lido agli Asti. Eccoci qua. Vincenzo che di casa ha ordinato gli antipasti, polpette, zucchine e sagamaki. Molto pesca. Metto saporito ragazzi, strongo. È leggermente stagionato, buono. Ragazzi, paccherone con capperi, olive e tunno. Guardate che bello, bello cremoso. Guarda quella cremina sotto, questo è succhettoso, eh. Tonno è top, anche buono, anche le olive. Bello, bello. Ragazzi, post gli Asti, siamo all'Alemagù a fare aperitivo. Guardate che carino. Tutto sulla spiaggia, sul mare, al tramonto. Si vola. Ragazzi, stasera siamo al centro di Mykonos e siamo da Salt Bay. Praticamente è l'hamburgeria di Nusret, se vedete. C'è anche Nusret, ma questo è proprio Salt Bay, è specializzato in hamburger. Vediamo.
panini un altro po' vengono spaccati a metà e grigliati. Ci hanno permesso di entrare, sono contentissimo. Ragazzi, io ho preso il double juicy e guardate qua. Mamma mia, che è la spremuta. Ma pure la carne molto ancora succosità. Veramente incredibile. Mamma mia. Come dolce c'è il baklava. Baklava supersonico, ragazzi. Ragazzi, questo è il conto diviso 10. Penso che sia un prezzo ragionevole. Concludiamo questo usutor di Mykonos qui da interni a bere qualcosa. Guarda che figata. Ragazzi, buongiorno. Siamo in partenza, ma questo non ci impedisce di fare una colazione ai frati prima di perdere l'aereo. Agili. Ragazzi, io ho preso un croque-monsieur. Vincenzo in centrifugato. Però mo si spacca un po' di croque-monsieur con me. Wow, raga, bello, bellissimo. Bello intevato, super top. Siamo arrivati in aeroporto, il nostro video giunge al termine e anche la nostra estate. Vince, da domani Madonna, si parte. Tristezza. Siamo a Firenze domani, intanto vi ringraziamo. Se vi servono informazioni su Mykonos, Vincenzo Falcone, Delicious su Instagram, perché vi evita un casino di pacchi il re di Mykonos. Quindi ci vediamo al prossimo video, mettete like, condividete e soprattutto venite a Mykonos perché si ci parla una... E ci vediamo l'anno prossimo. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao, ciao Marpioni.